RLB, radioattiva la notizia. RLB che è radioattiva la notizia, buongiorno. Allora, come ogni mattina parliamo chiaramente delle notizie relative alla nostra collettività, alla provincia di Cosenza. Siamo adesso a Corigliano con il sindaco Geraci. Intanto buon anno, signor sindaco, grazie per aver partecipato per tutto lo scorso anno ai nostri tanti appuntamenti. Buongiorno. 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 Allora, questa mattina siamo interessati a capire di più sui motivi che hanno portato l'amministrazione, quindi il sindaco di Corigliano, ad emettere questa ordinanza che multerebbe anche i clienti delle stesse prostitute, se non sbaglio. Per contrastare proprio il fenomeno della prostituzione in quella zona. Ce ne vuole parlare meglio, sindaco? Ma vedete, no, non mi sorprende la cosa comunque, io volentieri rilascio la mia intervista, quindi non... però devo dire che questa ordinanza non è altro che un'ordinanza che viene comunque periodicamente reiterata, quindi non è la prima volta che noi facciamo questa ordinanza. Sì, sì, è vero. Ci interessa più capirne, appunto, ecco, quindi diciamo che noi, man mano che scade l'ordinanza, poi noi la rinnoviamo. Certo. È un problema al nocio, purtroppo, della prostituzione lì sulla nostra 106 bis. Ho capito, ma lo fa i motivi che portano l'amministrazione a contrastare chiaramente la prostituzione, intanto è reato, però sono più che altro relativi alla sicurezza stradale, all'ordine pubblico, a una cosa che è relativa solo alla centro. Intanto perché è uno spettacolo indecente. Certo. Io vedo che il fenomeno chiaramente si inasprisce sempre di più, diciamo i passanti, chi viaggia lì da quelle parti con la propria macchina vede ovviamente uno spettacolo indecente, ma purtroppo è uno spettacolo indecente che viene combattuto sì con la ordinanza, sì con i nostri vigili urbani che fanno le multe naturalmente ai clienti che si fermano. Certo. Ma c'è comunque un problema all'origine, la difficoltà proprio a estirpare questo fenomeno lì dalla 106, c'è questa difficoltà, proprio che è una difficoltà anche di carattere legislativo. L'intervento può essere fatto soltanto sul cliente nel momento in cui si ferma, sono multe salatissime che si fanno, però il fenomeno resta, quindi c'è un problema a monte. Certo. Naturalmente queste povere ragazze, io dico così, noi abbiamo avuto modo di parlarne anche in Consiglio Comunale, non solo, ma in ogni sede io dico questo. C'è questa difficoltà proprio a prendere queste persone, a trasferirle nei luoghi di origine, a mandarle via, questa difficoltà. Quindi io sono costretto a reiterare. Certo. Naturalmente l'ordinanza ogni qualvolta che scade, ma operiamo con i nostri vigili, poi chiaramente anche la polizia fa il suo dovere, ecco, i carabinieri fanno il loro dovere. Certo. Senza dubbio, però la cosa poi si ferma lì, però volevo nel farle... momento in cui si trova appunto la persona che si ferma. Certo. E che viene multata. Volevo fare due domande. Vorrei fare due domande, per piacere. Allora, la prima, sì. Ecco, la prima è relativa alla strada statale 106. È relativo questo divieto alla strada statale 106? Perché so che ci sono molte traverse, intanto ci sono molte strade anche interpoderate. Noi facciamo anche su Schiavonea, anche su altre parti, quindi chiaro che i nostri vigili, dove vedono che c'è un cliente che si ferma, chiaro intervengono. Quindi anche nelle stradine. Sulla 106 il fenomeno ovviamente è più accentuato. Sì. Anche perché rispetto ad altre zone del territorio, la parte nostra della 106 diciamo è abbastanza capiente per la sosta di queste ragazze che stanno lì. Ci sono gli spazi, insomma, ecco. Per poter sostare. Sì. E questa risposta quindi, si aggancia... Hanno una maggiore facilità a fermarsi lì in quel posto, quindi... però, ripeto, il problema è a monte, non si riesce a mandare via questi ragazzi. Ecco, l'altra quindi, domanda... Il nostro intervento, poi non c'è altro, insomma, quindi... noi facciamo l'intervento, i carabinieri, la polizia, sì, ma nel momento in cui... passano e trovano qualcuno che si ferma e allora si interviene. Ecco, sindaco, l'altra domanda che vorrei farle, anche se evidentemente la cosa forse sfugge dalle sue competenze, mi stavo domandando in questo momento
perché è una cosa storicamente indicativa di quella zona lì. Cioè, se noi andiamo sulla strada statale 18, che è un'altra strada di grande percorrenza, mi riferisco alla Tirrenica inferiore, piuttosto che, non so, sulla 107, non abbiamo appunto delle esposizioni simili. Come mai sulla 106 c'è sempre stato questo capannello di prostitute? Può anche non rispondere, perché capisco che non fa parte delle sue... Ma intanto dico una cosa, che la 106 è quella più visibile. Insomma, io non dico posso ammettere che in altre parti dove non c'è diciamo questa visibilità, e quindi ma sulla 106 la cosa è molto molto più visibile e il fenomeno, ripeto, è molto più accentuato rispetto ad altre parti. Ma perché fa pensare, che fa pensare anche ad una organizzazione, fa pensare questa cosa anche ad un'organizzazione sicuramente malavitosa, più radicata nella zona, immagino. Potrebbe essere anche una di queste la spiegazione. Potrebbe... Ma quale, chiedo scusa, quale? Quella del fatto che sulla 106 ionica storicamente sia più diffuso il fenomeno della prostituzione piuttosto che in altre zone. Ah. È una riflessione, no, eh? No. Posso sbagliare? No, io, allora, se nelle traverse, diciamo, della superstrada della 106... Sì. E si trovano anche queste persone, diciamo, con i clienti che si fermano, i nostri vigili intervengono pure, la polizia interviene pure, i carabinieri intervengono pure. Non sono stato sufficientemente... Ripeto, la 106 è molto più accentuato il fenomeno. Non sono stato sufficientemente chiaro. Dico, la domanda che mi ponevo, e volevo riflettere insieme a lei, era... Se chiaramente la prostituzione di una persona non è una cosa semplice, facile, cioè insomma ha bisogno in qualche modo di una organizzazione, per quanto insomma non legale, però non è facilissimo, ed è storicamente siamo abituati a vedere queste prostitute sulla strada statale 106 piuttosto che in altre zone, mi viene da pensare che in quella zona sia più radicato il fenomeno della prostituzione, perché c'è un'organizzazione che gli consente che consente a queste ragazze di prostituirsi in quella zona piuttosto che in altre. No. Va bene, allora un discorso quale può essere? Diciamo, le prostitute possono stare dove meglio credono, insomma, anche in posti che non vengono, diciamo, previsti dall'ordinanza. Sì. Diciamo l'ordinanza, come l'abbiamo fatta, insomma, soprattutto la 106 e diciamo le zone limitrofe. Quindi però è chiaro che è sempre un reato per un cliente che si ferma e che sosta per, naturalmente, per quello che deve fare, e naturalmente se intervengono i nostri vigili fanno le multe, e se interviene la polizia, certo, i carabinieri fanno la stessa cosa. La ringrazio tanto. Quindi poi per quanto riguarda, sì, per quanto riguarda poi le organizzazioni malavitose che sono a capo di questo giro, diciamo, di affari e losco, chiaramente qui naturalmente sono problemi che interessano forze dell'ordine, certo. La polizia, i carabinieri, certo. Gli accertamenti che loro fanno per arginare il fenomeno, certo, debellare, sì, il fenomeno. Va bene, signor sindaco. Però, grazie, ripeto, mille. Ripeto, sì, il problema è quello che anche voi come mezzo di comunicazione, quindi voi che svolgete egregiamente il vostro compito, e chiaramente dare anche questo segnale forte, che è il nostro grido d'allarme. Noi possiamo fare tutto quello che vogliamo, con, certo, ordinanze, con interventi dei vigili, dei carabinieri, della polizia, però poi il fenomeno comunque resta. Certo, certo. La cultura... Chi viene colpito è il cliente che si ferma, ma quelle ragazze continuano a stare lì in attesa sempre di altri affari. Insomma. Sindaco, grazie per aver partecipato. Grazie mille per il suo contributo, no, sindaco. Gentilissimo. Buongiorno. A disposizione sempre. Buongiorno. Buona giornata. Buongiorno.